domanda, prego. Buonasera. Concernant l'histoire de ce film, il faut savoir que et le réalisateur et moi-même sommes irakiens. On vit en France, bien sûr, on est français aussi, mais on est irakiens. Allora, prima di tutto, rispetto a questo film, la prima cosa che c'è da sapere è che sia il regista che lei sono due iracheni che vivono in Francia ma che sono iracheni. Donc c'est des sujets, la peine de mort en tout cas est un sujet qui nous tient à cœur. À l'époque où on a développé ce film, il est vrai qu'on ne pouvait pas aller en Irak et faire ce même genre de film. En revanche... Et infatti la pena di morte è sicuramente un tema che ci sta molto a cuore in quanto iracheni e quello che bisogna sottolineare è che all'epoca in cui abbiamo concepito questo film non potevamo andare in Iraq a girarlo. Et la réalité c'est qu'on avait aussi très envie de prendre un pays qui symbolise le monde arabe, che è l'Egitto. E infatti però avevamo veramente voglia di prendere un paese che simbolizzava un pochino il mondo arabo e questo paese è l'Egitto. L'Egitto è un paese rispettato par l'Occident o était respecté par l'Occident. L'Egitto è un paese rispettato dall'Occidente, o almeno che era rispettato dall'Occidente. Donc c'est comme ça que on a lancé le développement en fait de ce film et on a envoyé des demandes d'autorisation pour pouvoir tourner dans les prisons égyptiennes. Ed è così che è nata un pochino la storia di questo film e l'idea e abbiamo cominciato a mandare richieste ufficiali per poter girare un film dentro le prigioni egiziane. La réalité c'est que à cette époque-là, moi je me disais que c'était impossible d'avoir les autorisations pour aller tourner dans des prisons égyptiennes. On a fait toutes les formalités mais je me disais au fond de moi c'est impossible. E in effetti quando abbiamo cominciato a fare tutte le richieste formali e burocratiche per ricevere le autorizzazioni e girare un film dentro le prigioni egiziane, è vero che abbiamo fatto tutte le richieste come si doveva fare eccetera eccetera, però in fondo a me stessa mi dicevo che non era possibile riuscire ad avere i permessi. On travaillait avec une journaliste égyptienne qui a fait toutes les demandes d'autorisation, les formalités auprès du gouvernement. Abbiamo lavorato con una giornalista egiziana che è lei che si è incaricata di fare tutte le domande formali e le richieste alle autorità egiziane. Alors, elle est toujours en vie, elle travaille toujours pour rassurer tout le monde. Per assicurarvi vi dico che è sempre ancora viva e continua a lavorare, quindi insomma questo vi rassicura. Et donc un jour, on était tout au début du développement du film et un jour on a eu l'autorisation de partir tourner dans une la prison des femmes et la prison des hommes et de rencontrer le bourreau d'Égypte. In effetti eravamo veramente all'inizio e incredibilmente abbiamo ricevuto questo permesso per andare a girare dentro le prigioni, la prigione delle donne, la prigione degli uomini e in questo ufficio statale egiziano. C'est un sujet complètement choisi, à la fois idéologique et politique. Un soggetto che è stato completamente scelto fin dall'inizio, allo stesso tempo ideologico e politico. C'était notre manière à nous de dénoncer la peine de mort dans le monde entier. On prenait l'Égypte en exemple, parce que déjà les Égyptiens à l'époque ne juraient que par Dieu, c'est-à-dire que même les prisonniers nous disaient que s'ils étaient là, c'est que Dieu avait choisi. Et in effetti è stato, si voleva parlare della pena di morte, la pena di morte in Egitto ma anche nel mondo intero, si è scelto l'Egitto anche perché l'Egitto ha una particolarità e quello che loro hanno trovato che perfino i prigionieri che erano nel braccio della morte dicevano che se erano là era una volontà di Dio. Concernant le bourreau d'Égypte, c'était une demande de notre part. On a demandé à rencontrer le bourreau d'Égypte. Il n'y en a qu'un seul en Égypte et il fait tout l'Égypte. E in quanto a incontrare il boia d'Egitto, ce n'è uno solo che è diciamo, specializzato e che fa questo lavoro e lo fa su tutto l'Egitto. È stata una loro specifica richiesta di incontrare proprio lui. E anche lui, se non sbaglio, come ho letto,
parla della sua professione come di una professione che viene, insomma, direttamente dalla mano di Dio in terra. Questa è l'espressione che ha usato. Le Hachmaoui, il s'appelle Hachmaoui, le bourreau d'Égypte. En Égypte, tous les bourreaux s'appellent Hachmaoui, c'est leur nom. Hachmaoui, au départ, il nous disait que, quand même, il avait très très peur. Et que tuer une personne sur terre, c'était comme mettre fin à l'humanité selon Dieu. In effetti, loro quando hanno cominciato a intervistarlo, Hachmaoui è la maniera, il nome di tutti i boia in Egitto, quindi è proprio il nome del boia. E loro quando hanno cominciato, quando l'hanno intervistato, ha detto che quando lui ha cominciato il suo lavoro aveva veramente molta molta paura, perché uccidere una persona è un po' come uccidere l'umanità. E il nous a expliqué qu'en fait, il était allé voir les imams. Les imams l'avaient rassuré en lui disant « Non, tu es la main de Dieu sur terre. Dieu, en personne, t'a choisi pour tuer ces personnes-là qui le méritent. » Et à partir de ce moment-là, lui-même a trouvé ça normal. E in effetti, partendo da questa sua paura, lui è andato a vedere gli imam, è andato a trovarli e gli imam l'hanno rassicurato rispetto al suo ruolo, che era un ruolo voluto da Dio, e quindi l'hanno rassicurato in questo ruolo e lui ha trovato in questo una soluzione alle sue paure, e da lì in poi, insomma, ne ha fatto il suo messaggio.